che deve fare un pugile con il mondo più basso contro un avversario che ha queste braccia lunghe, ma soprattutto questi colpi precisi, taglienti? Non esagerare negli attacchi però, ma cercare di, quando decide di farlo, attento a lasciare partire il colpo dell'avversario e dopo immediatamente andare dentro, perché rischia di partire, magari se va a vuoto viene colpito di colpo in maniera tremenda. Occorre grande attenzione, grande concentrazione da parte di Bundu. Mandarla a vuoto e rientrare. Sì. E studiare attentissimamente l'avversario, lavora anche sinistro e destro tirati come due frecce, come due bastoni. Sì, e a vuoto la circostanza, sta bravo a rientrare Bundu, poi l'ha mandato sopra però, va bene, questo l'ha schivato, questo no, questo è arrivato sul guantone, sì, bravo Bundu. Gancio destro largo, ma il destro è diretto da questo, è arrivato, è seguito anche dall'altro. Il destro è stato colpo precisissimo e potente da parte di Bundu, e Ortà questo dovrebbe averlo sentito, qualche campata l'ha sentita, anche se cerca subito di rifarsi con i suoi colpi appoggiati nella circostanza, non forti, però vedi, fermano comunque l'azione di Bundu. Si muove velocemente sul tronco evitando i colpi di Bundu, accompagnandoli ogni qualvolta Bundu parte, lui li accompagna. Le braccia comunque non paiono velocissime ora quelle di Ortà rispetto alle prime tre riprese, per esempio. Devo dire anche un'altra cosa, che Ortà parte da molto vicino all'avversario, quindi ha bisogno di un piccolo spazio, ma ci imprime una grande forza, una grande spinta. Però ha preso a schivare Bundu in questa ripresa, da vuoto anche lui, però ha preso a schivare, non solo, la ferita mi sembra stia migliorando, perché evidentemente non ha preso colpi, quella è la cartina tornasole del match, non l'ha preso. Bravo Bundu a cambiare repentinamente guardia e entrare con un destro non forte ma preciso. Però vedi che anche Ortà appoggia dei colpi senza potenza pur di arrivare a segno, sì, e fermare l'avversario. Sinistro questa volta di Ortà a segno, quando si compone Bundu è da strada, però questa è una ripresa per il nostro pugile. Sì, ha lavorato di più Bundu. Sì, tutto è buono. Andiamo all'angolo, proviamo a sentire che tipo di tattica stanno suggerendo. Okay. Penso io quello. Pensa, tieni lì aperto lì. Guarda, lei che stai andando bene, lo stai dominando sulla velocità. Non farti sorprendere nelle uscite. Sei sicuro quando fai le azioni. È sempre di prima. Sei tu il più forte, sei tu il campione. Certo, certo, ascolta Leo. Hai capito? Tu sei il campione. Quando ti porta colpi dritti di sbarramento. Dopo, dai, quello non c'è più tempo. Incrocialo, incrocialo. Non c'è più tempo quello lì. Mi darà qua? Fermati con quello, non c'è più tempo. Sì, ma che va bene. Hai capito Leo? Incrocialo Orbi, quando ti porta colpi. Capito Leo, incrocialo. Non farti sorprendere nelle uscite. Esci da lati, esci. Secondi. Second out. Sì. La tattica di Ortà è quella di portare dei colpi da molto vicino e non ne lascia lo spazio, il tempo, né di evitare. La sesta ripresa. Oi, oi. Abbassamento di corrente repentino. Alimi. Ti ricorda qualcosa? Alimi? Alimi. L'ho letto con Dagata. Con Dagata. Ah, ecco, sì, mi ricordo nel senso Parigi, che l'ho sentito. Parigi, sì. Destro da lontano di Bundu che tenta di intensificare l'azione, reagisce Ortà, il destro di Bundu segno, arriva con due martellati, è arrivato. E Ortà ha continuato a mantenere le braccia basse, quasi a sfidarlo. Ma io ho la sensazione che o non senta, perché il destro che è arrivato adesso a segno è stato un destro ben caricato e precisissimo soprattutto. Hai visto però che anche non ha alzato le braccia subito. Non ha detto niente, ha fatto finta di niente, anche adesso continua comunque a rimanere sulla sua linea di pugilato, braccia alte, senza neanche abbassarle per sciogliere un pochino. Niente. Quel sinistro che parte come una fiondata. Sì. Però deve alzare quel destro Bundu. Dovrebbe. Anzi è pericolosissimo perché bravo Bundu, il sinistro che è il diretto di ancora il destro Ortà. Segno di Bundu, poi si scompone un tantino il nostro pugile nel tentare di raccogliere
più possibile frutti della sua azione. Sì, ma è stato un colpo che è arrivato a segno in maniera precisa, ma non ha sortito granché. Roba, niente. Sta andando indietro, non è ma sta andando indietro, dai. Meno male. È giusto, no? Sì, sì. Ha preso di striscio. Minor potenza. Sì, ma buono il fatto che Bondo l'abbia intuito per tempo e sia andato un marcio indietro. E sta caricando i colpi Bundu, perché ha una determinazione che a me fa molto piacere constatare, perché in questi incontri quando si poi diventano difficili, vuoi per la ferita, vuoi per la difficoltà dell'avversario, difficoltà costituita dall'avversario, avere questa grinta, questa carica è fondamentale, no? A questo punto del match però bisogna anche pensare che per mantenere un ritmo come questo da parte di Bundu, perché è lui che sta facendo il ritmo, è lui che sta lavorando, sì, il doppio per portare gli stessi colpi dell'altro o qualche cosina di più, qualora dovesse diminuire non so cosa potrebbe accadere. Dall'altro c'è anche uno sforzo psicologico diverso, più importante, sì, perché deve stare attento a schivare, deve stare attento a rientrare. Ora c'è un taglio anche nell'occhio destro. Ah, però attenzione, c'è un destro di Bundu. E no, non è che rida Orta, è una sua smorfia, adesso l'ho visto, sì, più un destro dritto. 1-2 di Bundu, segno. Sta caricando, ha trovato la strada forse Bundu, nonostante il sinistro di Orta che continua ad arrivare ogni tanto. Anzi, a vuoto, due volte a vuoto. Sta sparando colpi più di prima. Sì. Ma proprio per ripresa. Per recuperare quello che bella ha ripresa subito di Bundu. Ora Dario Barone ci proporrà soprattutto queste ultime fasi, quel destro dritto di Bundu arrivato a segno, che forse ha dato la maggiore impressione. Ferbelino, Leo. L'etichetta direi quasi alla ripresa. Ferbelino, Leo. Muoviti sul tronco, butta l'acqua, dammi l'acqua. Ecco, questi sono dei bei colpi. Acqua, butta. Capito? Fuori i secondi. Benissimo, bravissimo regista Barone, l'ultimo diretto con quella sborfia di Orta che non era un sorriso, era una sborfia per ridesse all'azione. Sì, no, per rendersi conto, forse la sborfia proprio per sentire. Comunque il sinistro, ha sentito i colpi, assolutamente. Il sinistro di Orta in apertura di questa settima ripresa. Sempre molto mobile Bundu, due botte fianchi terrificanti da parte di Bundu, chiusissimo, una guardia stretta, ma l'ha presa però adesso soprattutto è arrivato ai fianchi in maniera pulita, quindi dovrebbe rallentare l'azione. Qualche effetto avranno di Orta. E quale Orta non è velocissimo, però c'è questo sinistro che arriva. Sì, ma è ben quello che il tempo, si vede, il tempo giusto. Si vede semplicemente, bravo, il tempo, perché si vede semplicemente gli ultimi 20 centimetri dello spazio per arrivare al bersaglio. Qui c'è del sangue. Che c'è un taglio anche dalla parte sinistra del volto di Bundu. Questo è un altro taglio, perché lo sa.